In Toscana la didattica a distanza nelle scuole superiori non supererà la soglia minima del 75% fissata dal governo nel DPCM del 24 ottobre. Lo stabilisce la nuova ordinanza sulla scuola firmata dal presidente della regione Eugenio Giani. Nel provvedimento si ribadisce che il 25% residuo di didattica in presenza dovrà essere garantito giornalmente evidenziando due aspetti. Da un lato che sia garantita l'effettiva inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento, proprio perché vogliamo che in questa situazione nessuno sia lasciato indietro, e dall'altro lato che la didattica in presenza, quindi il 25%, sia rivolto prevalentemente, ovviamente ove possibile, facendo salva sempre l'autonomia scolastica, alle alunne e agli alunni del primo anno e dell'ultimo anno del ciclo scolastico. La Regione Toscana ha ribadito anche gli impegni per garantire a tutti gli studenti l'accesso alla didattica digitale. Questo per noi è importante e il nostro faro è quello di continuare a combattere le disuguaglianze e assolutamente non far sì che in questo momento così delicato per i ragazzi, per i bambini, ma anche per le famiglie, queste disuguaglianze non aumentino. Questo è il nostro faro.